Le strutture che osserviamo segnano un confine spaziale, ci danno un dato certo dell'esistenza di uno spazio protettivo, ci rivelano il materializzarsi di microcosmi emozionali vaganti che si uniscono alle nostre vite. Sono luoghi preconfezionati dove in alcuni casi anche la presenza umana sembra già insita in partenza. Sono contenitori capaci di osmosi e permeabilità tra interno ed esterno, di comunicazione con il proprio pubblico in un dialogo che prevede perfino il nascondere il microcosmo stesso, con elementi umanizzati. Un custodire che in realtà vuole mettere in luce, svelare ciò che racchiude. Il concetto cartesiano di paesaggio si sostituisce con quello emozionale di ambiente confinato, in quanto si hanno elementi parametrici del tutto personalizzati. Le dimensioni sono strettamente ed esclusivamente individuali e le distanze intersoggettive. In questi involucri traspaiono segni, materia, elementi di espressione che ci rivelano e svelano i nostri tratti identificativi, instaurando tra l'abitante e l'ambiente un'osmosi basata su una sorta di empatia, un ambiente amniotico che si traduce in recinto virtuale, dove si vive l'esperienza assoluta del dentro, contrapposto ad un luogo altro, il fuori.